Gossip a pomeriggio 5, Corinne e Claire in crisi con il fidanzato Angelo Costabile. A pomeriggio 5 esce il gossip che non ti aspetti. Corinne e Claire è in crisi con il fidanzato Angelo Costabile. Tra gli ospiti che è stato appunto il fidanzato Angelo Costabile per commentare le ultime novità dalla casa del Grande Fratello VIP, in particolare la festa di Halloween ultimata con il bagno in piscina a luci rosse della sua compagna Corinne Clery. A parte il siparietto della compagna, Angelo ha detto fermo e convinto: "È una scena che vedo a casa ma non davanti a tutti, io sono felice per lei perché è felice, la vedo rilassata, si sta divertendo, ha coraggio, però vedere ma non toccare". Insomma, gelosia sì, ma anche tanta fiducia da parte del fidanzato che ricordiamo ha parecchi anni di differenza con l'attrice francese Corinne Clery, ospite nella casa del GF. Gossip, Corinne Clery e la frase al GF VIP contro Angelo Costabile, è ancora crisi. Nelle ultime ore però, Corinne Clery ha lasciato senza parole tutti, facendo venire dei dubbi circa la sua relazione con il fidanzato. Durante una conversazione avrebbe detto una frase che potrebbe mettere in crisi il rapporto tra l'attrice ed il giovane. E le stesse frasi da lei dette sono state riportate anche nel salotto di Barbara D'Urso, parole che hanno gettato nello sconforto il suo fidanzato di ben 27 anni più giovane. "Io e Angelo dovevamo già lasciarci un anno fa, ma non durerà a lungo", e ha detto Corinne Clery al GF VIP. Gossip, Angelo Costabile innamorato di Corinne Clery. Dal suo canto, il fidanzato ha risposto con tono preoccupato e semirotto dall'emozione: "Adesso non so perché se ne esce così, e però per me è stata una donna straordinaria e auguro a tutte le coppie e a tutti i maschi di trovare una donna così. Io sto resistendo, finché non la vedo a quattro occhi non dico niente. Ci sono stato molto bene con lei e non mi va di finire una storia così e…" Viene spontaneo chiedersi se sta per scoppiare l'ennesima coppia al GF VIP all'indomani della rottura. Onestini Sorge e Rodriguez Monte.